giornata di sciopero dai delegati sindacali di Gaia S.p.A. o almeno se la procedura di conciliazione con il consiglio di amministrazione dell'azienda non darà buoni frutti. Nello specifico, i sindacati chiedono di poter visionare il piano industriale 2011, ma soprattutto di salvare i 13 posti di lavoro a rischio. Esasperati dai lunghi mesi di silenzio, i delegati sindacali di Gaia S.p.A. non sono più disposti ad aspettare. E così, giovedì 2 dicembre, i lavoratori della municipalizzata, che in città e provincia si occupa dello smaltimento dei rifiuti, incrocceranno le braccia in una giornata di sciopero. I motivi per protestare, d'altronde, ce ne sono parecchi, come l'accordo anti-CONAI, che prevede la perdita dei contributi sulla raccolta della plastica con un livello di impurità superiore al 25%. Un parametro che qui dell'artigiano non è stato rispettato e che a causa dell'aumento dei costi impedirà il rinnovo per 13 contratti a tempo determinato, senza parlare poi del piano industriale 2011, il quale non è stato ancora mostrato ai sindacati e che il 2 dicembre verrà invece esposto all'assemblea dei 115 comuni soci dell'azienda. E lo sciopero siamo stati costretti a dichiararlo perché insomma, sono due settimane che noi aspettiamo di essere convocati dalla Gaia S.p.A. giusto appunto perché ci dicano in che modo intendono risolvere il problema.